Eccoci qua, buonasera a tutti voi caro pubblico di Teletruria e ben ritrovati in compagnia di questa nuova puntata di Sottorete. Parleremo ampiamente dell'ottava vittoria consecutiva dell'Arezzo sabato contro il Grosseto, vittoria per 2-1, e anche se era una gara a porte chiuse, come sappiamo, però i tifosi hanno fatto sentire tutto il loro supporto cantando la capolista se ne va, giustamente anche festeggiando questo bel più 9 in classifica. Allora partiamo proprio da qui con la presentazione del nostro studio. Siamo in attesa che arrivi proprio qua Lorenzo Persichini, attaccante dell'Arezzo, però partiamo allora qui alla mia sinistra con Alessio Puma Mancini, speaker dell'Arezzo. Buonasera Carolina, buonasera a tutti. E grazie per essere con noi, al collega della Nazione ma anche qua di Teletruria, ovvero Andrea Lorentini. Buonasera, buonasera a tutti. E allora abbiamo in collegamento Skype dall'Africa, esattamente da Accra, il nostro Eugenio Ascari, procuratore FIFA. Ciao Eugenio, grazie per esserti collegato con noi. Ciao Carolina, buonasera, buonasera a tutti. Da prima di tutto, come stai e insomma come mai sei proprio in un posto così lontano? Un viaggio di lavoro, immagino. Viaggio di lavoro, Carolina, come ben sai vengo spesso in Africa, in Nigeria, in Ghana, in Costa d'Avorio. Ormai coltivo questi rapporti da anni e ogni tanto mi invitano a seguire dei tornei, una cosa che faccio con estremo interesse e con estremo piacere. Quindi è finita la settimana di lavoro, stasera l'aereo rientrerò in Italia, domattina atterro in Italia. È stata un'esperienza proficua come quasi tutte quelle quasi che ho vissuto qua in Africa, veramente ormai mi sento quasi di casa. Sì, è vero, poi magari quando tornerai da noi ci racconterai anche qualche aneddoto, qualcosa in più. Intanto però noi partiamo dalla scheda del nostro Luigi Alberti, perché la volata per la Serie C si decide nel big match, ovvero quello contro la Pianese il 16 aprile. Intanto però seguiamo la scheda. Occhio alla classifica, quando restano ancora 5 turni da giocare, l'Arezzo con 65 punti ne ha 9 di vantaggio sulla Pianese, vantaggio ampio e rassicurante. Con 2 vittorie il capitolo sarebbe chiuso. Ecco che lo scontro diretto in programma il prossimo 16 aprile potrebbe essere il punto di svolta decisivo della stagione. Prima della sosta pasquale le due formazioni se la vedranno con 2 laziali: Ostiamare per gli Amaranto, Monte Spaccato per i bianconeri. Contro l'Ostiamare l'Arezzo deve cancellare l'onta dell'andata. Lo scontro diretto chiude il doppio turno casalingo. Quel giorno il comunale dovrà presentare un colpo d'occhio dei giorni migliori. In caso di successo Amaranto, il resto delle partite avrebbe solo un valore accademico. L'Arezzo deve andare ad Altopascio sul sintetico, mentre la Pianese ospiterà l'Ostiamare. Alla 33esima il comunale arriverà il Trestina, che evoca un ricordo poco piacevole per l'andata. In contemporanea la Pianese sarà protagonista in campo neutro contro il Grosseto. Il 7 maggio l'Arezzo tornerà a Poggi Monzi e la Pianese ospiterà il Tau, e quel giorno allo stadio Lotti i tifosi Amaranto potranno entrare e sventolare i loro vessilli. Eugenio, allora certamente c'era bisogno di dare tra virgolette un po' una spallata, no, a questo campionato, non perché l'Arezzo non l'avesse fatto nelle precedenti partite, però già questa con il Grosseto è stata davvero un'ottima prova, anche perché ieri la Pianese è comunque riuscita a riacciuffare il risultato con il Livorno, però c'è questo più 9 che insomma fa dormire relativamente sonni tranquilli. Cosa ne dici? Io penso che l'Arezzo possa tranquillamente dormire sonni tranquilli. L'ottava vittoria stagionale conseguita con merito sul campo neutro di Poggi Monzi a porte chiuse, credo che abbia quasi scritto la parola fine a questo campionato, anche a seguito poi del risultato conseguito ieri dalla Pianese sul campo di Livorno. Quindi a inizio stagione tanti critici si lamentavano della mancanza di un attaccante, di un bomber di razza da parte dell'Arezzo. Mi sembra che il direttore Paolo Giovannini abbia supplito benissimo a questa presunta carenza attraverso l'arrivo di Bucci, che anche ieri ha segnato un gol pesante, il 7° stagionale in poco più di 3-4 mesi, quindi un ottimo rullino di marcia, e credo che a cui si è affiancato poi il rigore trasformato da Castiglia. Mi sembra che Castiglia con 7 reti sia il capocannoniere dell'Arezzo al pari del bomber del centravanti Amaranto, quindi tutti segnali positivi che testimoniano il buon momento di forma dell'Arezzo, che a questo punto credo che continuerà
fino al termine della stagione, a differenza di quello che sta succedendo in casa Maremmana col cambio allenatore e con l'arrivo di Kretas sulla panchina del Grosseto, non c'è stato quel cambio di marcia che tutti ci aspettavamo. In 6 partite ha conseguito 3 pareggi e 3 sconfitte, ed oggi, se il campionato dovesse finire oggi, il Grosseto si troverebbe impelagato nella lotteria dei play-out. Quindi sicuramente una stagione al di sotto delle attese, perché dopo l'arrivo del nuovo presidente, del nuovo direttore sportivo Filippo Vetrini, tutti si pensava che Grosseto riuscisse ad avere un cambio di marcia, il ritorno di Cretella, l'arrivo di Pasciuti e di tanti altri attaccanti e di tanti altri giocatori, facevano presumere che il Grosseto riuscisse a staccarsi dalle sabbie mobili della classifica. Così non è stato, dovrà lottare fino all'ultimo, perché mi sembra che abbia anche degli scontri diretti in queste ultime giornate, tra cui uno contro il Città di Castello particolarmente difficoltoso. E riallacciandomi a quanto diceva giustamente Eugenio, Andrea, 7° sigillo stagionale per Gucci, sempre più decisivo, 7ª rete anche per Castiglia, che lo affianca in questa speciale classifica interna dei marcatori. Insomma, davvero non ce lo aspettavamo, no? Anche perché Castiglia comunque è un centrocampista, però meglio così. Uno dei veramente uomini copertina di questa stagione. I gol testimoniano proprio anche la sua grande intelligenza calcistica, no? Al di là del calcio di rigore trasformato sabato, un calciatore che ha segnato spesso inserendosi da dietro, quindi dimostrando anche capacità nel capire dove va a finire l'azione, dove può finire il pallone, quindi oltre ad essere uno dei leader di questa squadra, anche nello spogliatoio, magari anche un leader silenzioso, però un giocatore soprattutto anche nei momenti di difficoltà ai quali i compagni si sono spesso affidati anche nella gestione della palla. Ha iniziato giocando regista nel 4-3-3, e poi nel corso della stagione Indiani lo ha anche spostato nel ruolo di mezzala, però è sempre stato un giocatore determinante per costanza di rendimento. Credo sia stato uno dei migliori, insomma 7 gol per un centrocampista sono tanti, anche se giusto per dare giustizia, il capocannoniere dell'Arezzo è Gaddini con 8 gol, e poi seguono ovviamente Gucci e Castiglia con 7, e Gucci, come diceva Eugenio Ascari, è un giocatore che, come dire, se fosse arrivato ad inizio stagione probabilmente oggi sarebbe già in doppia cifra. Comunque 7 gol sono veramente un bel rullino di marcia per lui, anche perché sono stati gol pesanti, tenendo conto che nelle ultime settimane ha stretto anche i denti giocando con un ginocchio che non è al 100%, infatti lo vediamo, gioca anche con una vistosa fasciatura, però è un giocatore che davanti, chiaramente dopo le difficoltà nella prima parte di stagione con Diallo e Boubacar, ha permesso all'Arezzo di avere un numero 9 determinante. Che poi Andrea potrebbe comunque arrivarci, no? In doppia cifra, sì, noi glielo auguriamo da qui al termine del campionato, no? Assolutamente, ecco. Sarebbe sicuramente anche per lui una bella ciliegina sulla torta. Allora Eugenio, senti, tornando per un attimo anche alla partita, comunque a quello che si dice al di fuori dal campo, è vero che è già finita l'avventura di Paolo Toccafondi alla guida del Livorno? Cioè sembra possibile il passaggio del club? Cosa sappiamo di nuovo anche su questo mediatore brasiliano finanziario, che è un grande appassionato di calcio? Tra l'altro tu lo avevi anticipato proprio qua nei nostri studi a Sottorete. Sì, l'avevamo già accennato qualche settimana fa. Mi sembra che questo finanziere anglo-brasiliano si chiami John Ischua e era già stato avvicinato al Livorno nell'estate del 2021, successivamente al fallimento del vecchio Livorno di Aldo Spinelli, quando il comitato dei saggi, incaricato dal sindaco Salvetti di attribuire il nuovo titolo sportivo a una nuova società, tra i candidati si presentò anche questo finanziere anglo-brasiliano. Poi per ragioni logistiche, i tempi erano strettissimi, in 20 giorni si sarebbe dovuta costruire la squadra, scegliere l'allenatore, iniziare il campionato eccellenza, fu preferito Paolo Toccafondi, che già conosceva il calcio, queste categorie, e benissimo il calcio toscano in particolare. Si affidò a Francesco Buglio come allenatore, a Pinzani come DS, e bene o male dopo 1000 traversie è comunque riuscito a riportare il Livorno in Serie D. Sembra che la sua avventura possa volgere al capolinea, si è riaffacciato questo imprenditore, sembra che abbia già effettuato più di una visita a Livorno, abbia fatto il sopralluogo allo stadio, abbia preso dei contatti concreti e si è intenzionato a rilevare la società da Toccafondi.
io credo che se dovesse succedere nel giro di poche settimane, da qui a metà aprile, che presumo da qui a 10-15 giorni, ci dovrebbe essere il via libera definitivo per non incorrere negli stessi inconvenienti che avrebbe incontrato nel 2021 quando si presentò al capezzale del Livorno con i tempi veramente rispettissimi. Allora, poi Eugenio, ovviamente lo commenteremo anche nel corso delle prossime puntate questa notizia, qualora ci dovessero essere delle evoluzioni. Alessio, certo, viene da dire, quasi un centinaio di tifosi arrivati da Arezzo fino a Grosseto per incitare la squadra, nonostante la gara si disputasse a porte chiuse. Straordinario, una sola parola. Assolutamente sì, pienamente d'accordo, anche perché Arezzo è una piazza tanto sentita e i colori e la città, per chi tifa Arezzo, la descrizione è quello che abbiamo visto anche sabato a Poggibonsi. Quindi il crederci sempre ovunque, questo è proprio la verità delle parole, perché vedere tutti i tifosi che si sono organizzati nonostante l'impossibilità di vedere la partita, però essere lì a sostenere e a credere fino alla fine nell'obiettivo principale della stagione, questo vuol dire tanto, anche perché la voglia di tornare dove Arezzo merita è tanta. È forte. Esatto. Eugenio, non so se tu hai visto le immagini, un po' di highlights della partita, ma ti chiedo anche, l'hai visto l'esultanza di Mister Indiani? Cioè, sembrava un po' un curvaiolo, non so se l'hai visto, era veramente felicissimo. Poi l'ho spiegato, no? Anche nel corso comunque delle interviste successivamente, perché comunque è maturata una vittoria anche non facile per come si era messo il primo tempo. In effetti è stata un'esultanza abbastanza insolita per Indiani, che di solito è un elemento pagato, un elemento che non lascia trasparire i propri sentimenti, il proprio stato d'animo. Si vede che si è liberato di un peso e che sente il traguardo vicino, e questo lo ha fatto esplodere di gioia, lo ha fatto andare oltre i limiti. Ecco. Però è bello che anche un allenatore non più giovanissimo come Paolo Indiani continui, diciamo, ad emozionarsi, a riscaldarsi in presenza di successi sportivi, di risultati sportivi strabilianti come quelli che sta ottenendo quest'anno alla guida dell'Arezzo. Sicuramente il calcio mantiene giovani, e Paolo Indiani è una prova e una conferma, cioè un uomo che vive di campo, che passa, sta sul campo tutti i giorni, mantiene uno spirito giovane, il contatto con dei ragazzi, con dei calciatori che hanno tutti un'età oscillante tra i 18 e i 30 anni, e questo ambiente sicuramente ti mantiene giovane e continua a farti segnare, è una cosa straordinaria. E intanto, Eugenio, qui stavamo vedendo anche le immagini comunque del post partita, e non solo, che ci fanno vivere ancora di più quindi l'essenza e l'entusiasmo della gara di ieri. Senti, ma ad Accra ci puoi dire qualcos'altro? Cioè, nel senso, ci sono comunque delle novità? Ah, allora, abbiamo perso il collegamento, mi stanno dicendo. Va bene, allora cerchiamo di ripristinarlo se è possibile. Andrea, l'immagine di Paolo Indiani l'abbiamo visto che esulta come un tifoso. Che sapore ha? Poi lo chiederemo anche a Lorenzo Persichini. Ah, ci aggiungerei anche l'entusiasmo del presidente Manzo. È vero, ormai sì. da qualche settimana, esatto, l'abbiamo visto quando l'Arezzo vinse a Livorno, anche sabato comunque anche lui ha voluto salutare i tifosi, quel centinaio, sì, appunto, che sono andati comunque fuori dallo stadio Lotti per sostenere la squadra. L'abbiamo visto poi negli spogliatoi andare a salutare ad uno tutti i calciatori che stavano rientrando, e credo che questo rappresenti proprio quello che è il momento di questa stagione, una serenità e un entusiasmo intorno all'Arezzo ritrovato dopo due anni molto complicati. Credo, ecco, che per Indiani Arezzo fosse una tappa della carriera che ha inseguito per tanto tempo, e riuscire a conquistare il suo decimo campionato, la sua decima promozione proprio ad Arezzo, davvero sia un bel punto esclamativo nella sua carriera, e per Manzo chiaramente, come dire, anche un liberarsi comunque di un peso dopo due stagioni nelle quali comunque i risultati non erano arrivati, a fronte anche di investimenti molto, molto ingenti. C'erano stati comunque anche degli errori da parte della società, che lo stesso Manzo ha sottolineato, però quest'anno, ecco, sono state fatte le cose nella maniera migliore.
cominciando dalla scelta poi del direttore sportivo Paolo Giovannini nel maggio dello scorso anno, e da lì credo che si è avviato un percorso che sta per arrivare alla sua conclusione più bella, con il ritorno in Serie C. Speriamo. Allora, intanto mi dicono che siamo riusciti a ripristinare il collegamento con Eugenio. Eugenio, allora io ti saluto perché devo andare in pubblicità, però ti aspetto qua dopo Pasqua, quindi il 17 aprile, va bene? Sei dei nostri. Sicuramente Carolina, approfitto dell'occasione per fare gli auguri di buona Pasqua a te e a tutti i telespettatori, per ringraziarvi del collegamento e del tempo che mi avete dedicato. Grazie e buon proseguimento. Grazie a te Eugenio, è sempre un piacere, insomma ci ha fatto conoscere anche una realtà diversa, quindi a presto e tanti auguri anche a te. E allora noi adesso ci fermiamo, un pizzico di pubblicità, tra poco con Sottorete. Ben ritrovati in compagnia di Sottorete. Prima Andrea stava accennando che comunque sono stati 2 anni, quelli precedenti, non facili per l'Arezzo, e proprio Alessio mi ha detto, anche prima che iniziasse la trasmissione, che lui sono 2 anni che fa lo speaker, no? Quindi esatto, ci puoi anche raccontare questa evoluzione nel tempo. Sì, esatto. Allora, sono 2 anni che sono diventato lo speaker dell'Arezzo. È stata una chiamata che ho sempre sperato, ma non ci credevo nemmeno quando mi è stata fatta. Venendo dalla curva, quindi sentendo la piazza e la squadra da tifoso, certo, e seguendo la squadra in trasferta e tutto, è stato anche inizialmente, diciamo, sono stato un po' combattuto su questa cosa, perché comunque sia l'emozione di vivere la partita in curva con i compagni, con i gruppi, è veramente un'emozione, emozioni uniche e che si descrivono anche difficilmente perché sono veramente belle. Poi è chiaro, quando guardi il lato di essere la voce della squadra, è altrettanto altre emozioni. Poi ho iniziato in un anno un po' particolare perché era il fine Covid, un anno dove la stagione non è andata come doveva andare, quindi contestazioni varie, era anche difficile dare l'entusiasmo giusto sulle formazioni. Certo. E sono stato molto combattuto su questo discorso, però quest'anno è tutta un'altra storia. Sin dall'inizio si respirava, come diceva anche Andrea prima, già da quando la società ha deciso, il direttore generale, di cambiare, quindi tutto il mister stesso, la società, che ha fatto grandi passi, e da lì è iniziato, diciamo, un altro, io la chiamo un po' la favola, perché per me è un po' una favola. Poi vivendola da bordo campo, non più dalla tribuna, essendo giù a bordo campo, sono a contatto con tutti. Ed è veramente bello, è una soddisfazione che è bella. Ci credo. Poi si capisce comunque dalle parole, insomma, dagli occhi con cui ce lo racconti. Tornando un attimo alle parole di Paolo Ondiani, la rimonta è stata dimostrazione di carattere, alla fine si è vista la differenza, Andrea, tra noi e loro. In questo caso ovviamente si sta concentrando sulla classifica. In effetti ora magari la andiamo a vedere anche tra poco. Saluto e ringrazio il nostro regista Fabrizio Cocchetti. Mi sembra ci sia il doppio dei punti, no? Tra Arezzo e Grosseto. Eccola qua, grazie. Andrea. Ma l'Arezzo in questo momento ha raggiunto davvero una maturità, una consapevolezza tale da poter anche gestire al meglio le varie fasi della partita, anche magari come è successo sabato quando è andata sotto, tra l'altro a pochi minuti dall'intervallo, dopo un primo tempo in cui aveva avuto alcune situazioni per poter già passare in vantaggio, magari era stato un Arezzo forse meno brillante da un punto di vista diciamo offensivo rispetto ad altre partite, però si è trovato, diciamo, sotto un po' casualmente, perché il Grosseto sostanzialmente fino a quella giocata, quello schema su punizione con il gol poi di Bruni, tra l'altro un ex, non aveva di fatto impensierito la difesa Amaranto, e prendere un gol comunque praticamente all'intervallo poteva essere anche psicologicamente comunque complicato da rimontare. Invece l'Arezzo è entrato in campo nel secondo tempo con grande convinzione, con grande cinismo, e poi l'ha ribaltata proprio da grande squadra, non rischiando praticamente poi nulla. Trombini è stato bravo in alcune situazioni di mischia in area, ma insomma di pericoli veri l'Arezzo non ne ha corso, anzi nel finale Pattarello poteva anche fare il terzo gol. E più in generale
possiamo dire che insomma, questa è una squadra, l'abbiamo detto spesso, no? Anche Indiani cambia formazione da una domenica all'altra, però come dire, non si può distinguere tra titolari e riserve, perché questa è una rosa profonda di qualità in cui tutti sostanzialmente hanno lo stesso valore. Chi inizia la partita, chi entra dopo, a Grosseto per esempio l'ingresso di Pattarello comunque è stato importante, al di là che si sia guadagnato il rigore, ma comunque ha dato comunque un impulso importante, e lo vediamo insomma, ecco, Indiani può pescare Foglia, Damiani, insomma alla fine è difficile, mancava Settembrini appunto per squalifica, però adesso c'è Cantisani che è titolare ormai da diverse settimane, quindi oggettivamente ecco, è proprio un collettivo che ha trovato la sua piena realizzazione. Volevo sentire anche Alessio, cioè sul fatto se si è notata questa differenza tra l'Arezzo e il Grosseto, cioè tu l'hai notata in campo, sì? In campo inizialmente sì, siamo stati il Grosseto, comunque sia, essendo anche in una zona della classifica che per restare deve dare tutto il possibile per salvarsi, e come diceva anche il mister nella prepartita, dove ha detto proprio che non sarà una passeggiata andare lì a Grosseto, perché loro daranno il tutto per tutto e non sarà facile anche dopo la sosta, perché comunque sia la sosta non è mai da sottovalutare, è sempre un incontro. Esatto, e quindi però dopo si è visto veramente il carattere dell'Arezzo dal secondo tempo, si è proprio visto l'Arezzo che il vero Arezzo. Il vero Arezzo che insomma per un periodo era un po' mancato, però adesso insomma con 8 vittorie consecutive. Esatto, non era più l'Arezzo bello, l'Arezzo operaio, però era l'Arezzo che ha portato questi risultati a oggi. Possiamo rimanere con questa immagine, Fabrizio, perché tornando su Gucci, sulla bellezza del gol che ha realizzato, avrebbe potuto anche raddoppiare, l'abbiamo visto anche prima, però certo Andrea ci sarebbe da dire se la squadra lo servisse di più. Cosa dici a questo punto interrogativo? Qui tra l'altro stiamo appunto proprio rivedendo questo bravo anche Foglia nel pescarlo in profondità, lui però qui è bravissimo a stoppare di petto e poi a girare di prima intenzione in porta, questo è veramente un gol da attaccante vero, e questo è un po' il tema sul quale abbiamo dibattuto un po' tutta questa stagione, no? Il fatto, un po' la solitudine del numero 9 dell'Arezzo di quest'anno, un po' per caratteristiche degli esterni che Indiani ha quasi sempre schierato a piede invertito, quindi con diciamo la priorità e il fatto di rientrare magari dentro il campo per andare alla conclusione piuttosto che mettere dei cross in mezzo per il centravanti. Sicuramente come dire, Gucci non è assistito diciamo nei 90 minuti con grandissima continuità, e quindi sicuramente questo è un dato di fatto, però lui, ecco, la differenza rispetto a chi c'era prima che arrivasse lui è che anche se magari ha uno o due palloni, ma anche situazioni sporche in area, poi riesce a capitalizzarle, perché è un giocatore insomma, che soprattutto in Serie D sente la porta. Nonostante questo, ecco, sicuramente diciamo che per il modo in cui l'Arezzo ha sviluppato il suo gioco in questa stagione, diciamo, ecco, che chi ha giocato al centro del tridente non sempre ha avuto forse l'assistenza che si aspettava, e spesso ha dovuto fare anche un po' il lavoro di fatica per la squadra. E a proposito, comunque stiamo parlando anche di obiettivi nel corso della nostra puntata, ne parleremo anche con Lorenzo Persichini, una vittoria, abbiamo detto, descritto fondamentale, importantissima, nella quale Alessio l'Arezzo vede sempre più vicino questo traguardo. Certamente c'è un altro step da superare come tutti gli altri, che è quello già della partita di giovedì proprio con l'Ostia Mare, si giocherà, lo ricordiamo, alle 17 al Comunale, però questo traguardo veramente è sempre più vicino, questa favola come tu l'hai definita. Sì, esatto, siamo sempre più vicino, sicuramente giovedì sarà un'altra battaglia, come ormai stanno diventando tutte finali per noi, e anche l'Ostia Mare verrà agguerrita, perché anche loro sono in lotta per la salvezza, quindi sarà una partita molto importante, e c'è da dire che giovedì potrebbe essere un punto veramente quasi d'arrivo, e lo speriamo tutti, per poi arrivare allo scontro diretto in casa con la Pianese, che speriamo che sia il giorno il non giorno diciamo vero. Niente, non esatto, diciamo niente, però Andrea, probabilmente bisogna attendere proprio lo scontro diretto del 16 aprile con la Pianese per avere questa matematica, cioè sulla Serie C per quanto riguarda l'Arezzo.
Calendario e classifica alla mano, sì, ecco, lo spiegava anche un po' Luigi Alberti nella sua scheda introduttiva, perché comunque se le due squadre arrivassero anche con questo margine di vantaggio dell'Arezzo, dando per scontato, ma nel calcio ovviamente di scontato non c'è nulla, che sia la Pianese che l'Arezzo vincano le due gare di giovedì, e sulla carta comunque hanno due avversari alla portata ovviamente, in caso di vittoria nello scontro diretto l'Arezzo sarebbe matematicamente promosso in Serie C, perché a quel punto avrebbe 12 punti di vantaggio a tre giornate dalla fine, sempre ricordando che non conta lo scontro diretto, quindi se si arriva a fine campionato a pari punti ci sarebbe stato un eventuale spareggio tra due formazioni. Quindi esatto, l'Arezzo ha vinto all'andata a Piancastagnaio, però questo non gli dà, diciamo, il vantaggio rispetto a come era fino a qualche anno fa. Però ecco, è chiaro che per come si sta sviluppando il calendario, sicuramente il 16 aprile con una vittoria ci potrebbe essere davvero già la matematica, e credo che avrebbe anche un valore simbolico importante, perché arriverebbe 24 ore prima del 17 aprile, che quest'anno è la ricorrenza dei 30 anni dall'infausta radiazione dell'Unione Sportiva nel 1993. E come dire, magari ecco, arrivarci avendo vinto il campionato il giorno prima sicuramente renderebbe questo giorno diverso, e tra l'altro proprio il 17 aprile, è stato annunciato proprio ieri, ci sarà il primo evento che aprirà le celebrazioni del centenario in questo 2023, e quindi ecco, quella data lì è stata scelta anche come una sorta di, come dire, resurrezione amaranto, cercando di dargli un senso e un sapore diverso a quello che per tutti gli anni è stato per i tifosi amaranto, ricordando quella radiazione del 1993. E visto che siamo insomma in clima pasquale, ha usato proprio il termine giusto di resurrezione. Allora, adesso andiamo a vedere tutti i gol, perché si è segnato veramente a raffica in questa 29esima giornata, ben 35 gol messi a segno, quindi il nostro Luigi Alberti avrà avuto un grande affare, vediamoli. Giornata dei record in Serie D nel girone E, raggiunto e superato il tetto dei gol messi a segno, ben 35 in questa 12esima di ritorno. La serie inizia dal botta e risposta tra Ostia Mare e Tau. Il vantaggio è di Gurini per il Tau. Il pareggio dei padroni di casa porta la firma di Taviani. Stesso risultato anche a Ghivizzano. Il Ghiviborgo va avanti con lo scatenato Zini. Il pareggio del San Giovanese in extra time su calcio di rigore con Zar. Gol a Grappoli a Roma. Bonecchi porta in vantaggio il Poggi Monzi. Il pareggio del Monte Spaccato e di Maurizi. Nella ripresa Ricco Buono riporta avanti giallorossi su rigore. Dopo poco Bigozzi va ancora in gol. Il Monte Spaccato torna in corsa con Saiani, ma a chiudere le speranze capitoline ci pensa Vieri Regoli, che torna al gol dopo un breve digiuno. Perde la bussola il Terranova Traiana, battuto in casa dal Flaminia, ospiti avanti con Sirbu. Il pareggio valdanese del Baby Petrioli. Poi nella ripresa un gran gol di Cruz spacca la partita. Nel finale ancora Sirbu trova l'angolo giusto. Il risultato più pesante della giornata è quello di Ponzacco, con il netto successo del Trestina. Si sveglia Ferri Marini, che firma una doppietta nei primi minuti. La seconda rete su rigore. Nella ripresa Nieri riaccende le speranze dei locali, ma prima una prudenza di Dinolfo e poi un gol di prepotenza di Brevi blindano il successo degli altotiberini. Festa del gol a Seravezza. Di Natale, figlio d'arte, si inventa questo gran gol. Il Lorvietana esulta. Il pareggio dei versiliesi e di Puzzolo. Il raddoppio dei locali è del bomber Benedetti. Scossa Orvietana, e dal dischetto prima del riposo ci pensa il solito Tommasini. Nella ripresa triplica il Seravezza ancora con Puzzolo. Partita finita neanche per sogno. Si sveglia Tommasini, che all'ultimo minuto trasforma il secondo rigore della giornata. A Grosseto l'Arezzo rimonta dopo aver subito il vantaggio con l'ex Bruni. Nella ripresa capolavoro di Gucci, che segna un gol davvero attaccante centrale. Su rigore Castiglia fissa il risultato definitivo. Crisi del Castello sempre più nera. Il Follonica Gavorrano senza pietà al Bernicchi, vantaggio con Macchi. Poi si inventa un gran gol Fode Silla, ma nella ripresa Pignatte realizza la rete della vittoria.
chiude il pareggio in rimonta della Pianese a Livorno. Babba regala il sorriso alle Abrolici, lo stesso Babba firma il raddoppio della Rispresa, prima Rinaldini poi Morelli rilanciano la squadra amiatina. Alessio, allora qual è il gol che secondo te ti è rimasto più impresso, insomma di pregevole fattura, lo vogliamo definire così? Volevo sottolineare il gol di Natale. Alla di Natale proprio. Proprio come figlio d'arte, come diceva Luigi. Va, veramente, perché ha fatto veramente un grandissimo gol. È uno di quelli che mi è rimasto più impresso, senza nulla togliere, sarò di parte. Certo. Ma anche il gran gol di Cucci, perché... Bellissimo, davvero bomber di razza. Esatto. Sentiamo allora... Sì, mi accodo ad Alessio, perché il gol di Natale è veramente un... Di ottima fattura, tra l'altro insomma in corsa ha trovato proprio l'incrocio dei pali e devo dire sì, complimenti a lui. E allora va bene, tra poco andremo a vedere anche chi sale e chi scende quindi di questa 29esima giornata, intanto però ci fermiamo una piccola pausa, tra poco con Sottorete. Eccoci di nuovo insieme con Sottorete, siamo felici di dare il benvenuto a Lorenzo Persichini, attaccante dell'Arezzo. Ciao Lorenzo. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Allora, attaccante classe 99, romano, viene descritto come poliedrico, sa aggredire gli spazi, duttile, quindi ti ritrovi in questa descrizione. Lorenzo, dobbiamo aggiungere qualcos'altro secondo te? No, sicuramente è una descrizione diciamo giusta per quanto riguarda le mie caratteristiche. Sono un giocatore a cui piace aggredire la profondità, insomma dare anche una mano alla squadra in fase di non possesso, però diciamo che sono queste le mie caratteristiche principali. Senti, ho letto tra l'altro in una recente intervista che tu sei stato scelto comunque non solo per il presente ma anche per un progetto futuro, quindi la scelta di vestire la maglia Amaranto non è soltanto per il presente ma anche ovviamente in questo caso c'è un obiettivo importante da raggiungere, no? Sì, l'obiettivo da raggiungere è importante, prima infatti si penserà a quello, poi insomma con la società abbiamo parlato, c'è grande fiducia insomma da entrambe le parti, poi per quanto riguarda il futuro insomma vedremo, però è importante raggiungere l'obiettivo quest'anno. Ecco. Però ti piacerebbe comunque vestire la maglia dell'Arezzo in Serie C? Certo, a chi non piacerebbe vestire la maglia dell'Arezzo in Serie C? Intanto arriviamoci, facciamolo bene e poi a fine anno ci sarà tutto il tempo per parlare insomma. Andrea, volevi fare qualche considerazione con Lorenzo? Ma intanto volevo sapere come stava, perché hai avuto anche qualche problemino fisico ultimamente che ti ha un po' frenato, ecco, se ti chiedo anche la sosta ti ha aiutato a recuperare. Sì, senza ombra di dubbio mi ha aiutato la sosta, ho avuto un po' di fastidio alla schiena, poi con lo staff medico abbiamo valutato insomma di fare un po' di interventi mirati, diciamo interventi a livello farmacologico più che altro, nulla di che. E ho fatto una piccola cura, insomma ho smaltito questi problemini, adesso sto bene comunque, mi sto allenando, mi sono allenato, ero disponibile anche domenica e tutto qui. Senti Lorenzo, noi ovviamente siamo andati avanti nel corso della trasmissione perché abbiamo visto un po' le fasi salienti della partita, poi abbiamo visto anche tutti i gol di ieri, quindi di ben 35 di questa 29esima giornata, però volevo avere anche da te un'impressione sulla gara che si è disputata ieri con il Grosseto, no? Sì, sapevamo che quella di ieri era una partita difficile, comunque fare un filotto importante come abbiamo fatto noi è sempre difficile, confermarsi e dare continuità, che era quello che forse un po' ci era mancato nelle fasi precedenti del campionato. Era una gara insidiosa in un campo che comunque non conoscevamo bene, non ci avevamo giocato, mentre magari Grosseto, molti ragazzi ci avevano già giocato e già lo conoscevano, io personalmente non lo conoscevo, era un campo più stretto secondo me rispetto a quello mister, del Grosseto. Sì. Quindi anche il cambio di campo magari poteva un po' farci trovare impreparati, ci potevamo far trovare impreparati, invece siamo stati bravi, l'abbiamo preparata bene, siamo una squadra ormai solida, penso, abbiamo molta più consapevolezza rispetto a prima secondo me, quindi siamo andati sotto, siamo stati bravi con carattere a ribaltarla, insomma, quindi solo da fare complimenti a tutti i ragazzi. Senti, accanto a te c'è lo speaker dell'Arezzo, Alessio. Non so se Alessio voleva fare qualche considerazione con Lorenzo. Ma guarda, io quando ho visto giocare la prima volta già mi era piaciuto veramente, come diceva anche Carolina prima, ha rispecchiato proprio le tue doti, perché comunque sia anche nell'ultima partita, dove sei partito titolare,
Ho visto veramente un gran Lorenzo e sono molto contento di averti in campo, soprattutto per la nostra maglia, perché si vede che ci tieni alla squadra, alla città, poi si sa un po' tutti, no? La piazza che è Arezzo non è facile, però ho visto caratterialmente quello che mettevi in campo e secondo me tu l'hai veramente presa bene. E questa è la domanda, come ti sei sentito a venire ad Arezzo a giocare per questa piazza? Beh, comunque quando è arrivata la proposta eravamo a meno 2 dalla Pianese, quindi per me è stata una sfida e ero contento di venire a dare una mano comunque alla squadra, quindi sicuramente l'ho presa, ecco, come una sfida, però era stimolante giocare per una società storica come questa, una piazza importante, conoscevo il tifo, già seguivo comunque la squadra, quindi sono stato contento di venire qui e comunque di dare una mano alla squadra. Ma mi hai visto, tu ero titolare, ma anche quando magari non si è in campo è importante. Noi abbiamo una rosa con 25 giocatori, non vuol dire solo anche la possibilità di fare i cambi, ma vuol dire tenere alta l'intensità durante gli allenamenti. Insomma, per me è un ambiente fantastico quello che ho trovato e sono stato contentissimo, no? Rifarei la scelta mille volte ad occhi chiusi. Bene, queste sono cose che fanno piacere. Sì, chissà quanto saranno contenti i tifosi che ci stanno ascoltando in questo momento. Andrea, ovviamente lo stiamo tartassando di domande perché non c'era nei primi due blocchi, quindi adesso recuperiamo. No, con Pezzichini volevo chiedere anche proprio lo sviluppo anche offensivo, no, del gioco dell'Arezzo. Tu sei arrivato come anche alternativa a Gucci, però puoi giocare anche chiaramente in coppia con lui, sei un giocatore che può giocare anche più sull'esterno. Ecco, Indiani, a voi attaccanti cosa chiede? Abbiamo sempre, no, ne parlavamo anche prima, dibattuto spesso in questa stagione sul fatto che magari gli esterni tendono più a entrare dentro il campo invece che magari cercare più l'assist o il cross per l'attaccante. Ecco, cosa vi chiede il mister e come insomma, preparate anche a livello offensivo le partite? Sì, il mister comunque ha una mentalità molto offensiva. Io sono venuto qui anche nell'eventualità di giocare con due punte quando può servire, quindi diciamo abbiamo sempre giocato con gli esterni larghi, però secondo me hanno virato su di me come scelta proprio perché anche possiamo giocare insieme io e Gucci, quindi tranquillamente. Quindi abbiamo tante soluzioni davanti, un 4-2-3-1, 4-3-3, abbiamo scelto sempre il 4-3-3 perché comunque sta dando delle conferme. Il mister ci chiede comunque agli attaccanti, dipende anche dalle caratteristiche, magari Nico è più un ariete rispetto a me, mi piace andare più a duettare magari con un esterno, però proviamo spesso tantissime combinazioni anche davanti, si vede che comunque siamo molto affiatati anche come reparto e poi comunque quando c'è qualità nei singoli è facile che esca una giocata, molto spesso sei uno contro uno, una palla dentro, insomma abbiamo tantissima qualità davanti, su quello c'è poco da dire. Io vorrei ritornare, perché ne avevamo accennato nel corso della nostra puntata, anche all'immagine di Paolo Indiani che esulta come un tifoso vero. Lorenzo, te lo vivi tutti i giorni, no? Lo vedi, quindi che impressione ti ha fatto, cioè che sapore ha vedere il mister così? Beh, un po' magari penso anche liberatorio, le persone sono abituate, ma anche noi comunque in settimana a vivere il mister come una persona molto seria e super professionale. Magari il fatto che abbiamo rimontato una partita, penso a un'ennesima dimostrazione di carattere da parte della squadra, gli ha dato una conferma importante anche a lui. Quindi è stata magari una liberazione, c'era un po' anche negli ultimi minuti, abbiamo un po' sofferto forse, nulla di che, però qualche palla dentro, così secondo me è stata più una cosa liberatoria, comunque abbiamo fatto un passo in più verso l'obiettivo, quindi anche lui era molto felice, magari si è lasciato andare rispetto a tante altre volte. No, comunque ci fa estremamente piacere vedere Paolo Indiani anche sotto questa veste. Parliamo anche un po' del tuo passato, tu vieni dall'Andria in Serie C, anche comunque lasciamo le immagini, Fabrizio, perché tanto sono belle anche da rivedere. Non è una piazza facile, hai imparato a gestire le pressioni, ho letto quando anche le cose non andavano bene, possiamo dire che un po' è successo anche all'Arezzo, no? Quel momento delicato che ha vissuto, però insomma siete stati capaci di rialzarvi, come hai detto. Ecco, ti volevo chiedere che differenza c'è tra un comunque girone di serie D comunque meridionale rispetto a questo attuale. Sì, diciamo che ogni piazza è a sé, quindi ogni piazza può avere i suoi pro e i suoi contro, le difficoltà o comunque, però penso sia sempre bello giocare davanti a tanti tifosi. Anche al sud la squadra era molto seguita, le differenze non saprei dirle, forse un po' magari sotto il punto di vista del gioco giù c'è più intensità, magari un po' più fisico, più agonismo. Forse si rinuncia a volte magari a giocare
un po' perché lì, ecco, si butta un po' più sull'agonismo la partita, ecco, mm-hmm. con tanti contrasti, tanti duelli aerei, è difficile trovare delle trame di gioco importanti, al di là di quest'anno il Catanzaro che ha fatto un campionato importantissimo. Mm-hmm. Però ecco, la differenza è quella. Poi per quanto riguarda i tifosi, sì, sono arrivato in un momento un po' difficile, la mia prima partita è stata a Terra Nuova, ecco, preciso. Sì, quindi ecco, in quel frangente lì, però secondo me anche magari il fatto di essere arrivato, di aver portato un po' anche un po' di, sì, sotto il punto di vista della mentalità, o comunque ho sempre fatto per fortuna campione di vertice, quindi sono abbastanza abituato, diciamo, a sopportare questo tipo di pressioni. Era un momento un po' difficile, però non ci siamo mai disuniti, abbiamo lavorato sempre con la testa sulle spalle, capivamo anche i tifosi giustamente che hanno contestato, diciamo, se vogliamo, sì, dopo la partita c'era un po' di titubanza, però siamo stati bravi noi, e su questo devo fare i complimenti a tutti i ragazzi, compreso me anche, che abbiamo lavorato. A volte bisogna un po' isolarsi anche dal contesto, bisogna chiudersi, la squadra deve chiudersi a riccio, se vogliamo, deve lavorare prendendo il buono che c'è dalle critiche che vengono da fuori, però secondo me abbiamo reagito bene dopo. Comunque, quella partita, ecco, critiche, diciamo, costruttive, no? E certo, Andrea, anche Alessio, voglio coinvolgere anche su questo. Comunque è un ragazzo giovane, no? Però denota davvero tanta maturità nelle sue parole. Quando Paolo Andiani ha detto che lui sceglie un gruppo non soltanto di giocatori, ma anche e soprattutto di uomini, quindi a livello proprio di mentalità, di maturità, lo stiamo notando, no? Sì, assolutamente, credo qui chiaramente anche il merito poi va al direttore Giovannini, che comunque ha individuato quest'anno, oltre a diciamo, ottimi giocatori da un punto di vista qualitativo, ma anche, diciamo, proprio caratterialmente un gruppo, e questo lo vediamo, insomma, no? In cui c'è grande unità, e nonostante, e questo, diciamo, Indiani tiene un po' tutti sulla corda, sì, no? Perché dicevamo prima di diversificare tra riserve e titolari, faremmo torto, no? Ad ognuno di voi, perché chiaramente c'è un grande livellamento verso l'alto della rosa. E io mi ricordo già quando lui è arrivato, le prime parole, insomma, di grande anche personalità, appunto, arrivando qua, tra l'altro un momento in cui l'Arezzo ancora stava inseguendo comunque la Pianese, c'era attesa comunque per quanto riguardava il mercato del reparto offensivo, perché c'era stata la delusione di Dialle e Boubacar, è arrivato Gucci, però serviva un altro attaccante, lui è arrivato poi per qualche settimana a livello regolamentare, ha dovuto, diciamo, attendere sì, il suo turno, ha esordito a Terra Nuova, che è stato il momento forse, no, più complicato di questa stagione, e quindi devo dire che questo è un gruppo che, lo diceva prima proprio Persichini, cioè dopo Terra Nuova si è proprio ricompattato, e insomma lì cos'è scattato, no? Perché poi, insomma, è da quella batosta che è venuto fuori questo strappo probabilmente decisivo sul campionato. Sì, che cosa è scattato non saprei dirlo, però come ho detto prima, forse abbiamo avuto un po' più di consapevolezza, abbiamo capito che eravamo un po' forse una Ferrari con il freno a mano tirato, si può dire, un po' sotto quel punto di vista mentale più che altro, perché io ho visto la partita anche la squadra nelle partite precedenti, insomma mi aveva fatto un'ottima impressione, forse c'era quello scatto da fare che mancava, e secondo me era proprio la consapevolezza di quanto questa squadra sia forte, perché come ho detto prima ho fatto spesso campionati di vertice, ma una squadra così completa, con così tante soluzioni, io non avevo mai giocato in una squadra così forte, e soprattutto con una mentalità vincente. La cosa importante è avere una mentalità vincente, lavorare bene, lavorare con grande serenità nonostante tutto, nonostante le critiche, appunto, dopo, giustamente, mosse dai tifosi nei nostri confronti dopo Terra Nuova. Abbiamo preso quello che era di buono, tutte quelle che erano le critiche costruttive, e abbiamo lavorato semplicemente, ci siamo messi lì, abbiamo lavorato, abbiamo preso un po' di consapevolezza nei nostri mezzi, e questo, insomma. E allora, sicuramente, riprendendo anche quello che diceva poco fa Andrea, sembrava quasi tutto perso, no? Da quel 29 gennaio, che purtroppo ha coinciso con la sconfitta con il Terra Nuova, e la Pianese comunque viaggiava a più 5 in classifica. Un parallelismo questo che ci fa riflettere, perché ad oggi Lorenzo, con quell'Arezzo, è a più 9 sulla Pianese. Cioè, ti chiedo se a 5 giornate dalla fine ti aspettavi ci fosse questo gap con la Pianese, che è stata sempre un po' la vostra principale antagonista, no?
Sì, diciamo che come ho detto sono arrivato qui che eravamo a meno 2, ma se sono arrivato è perché ci credevo, sicuramente non sarei arrivato in una squadra così per arrivare secondo, sì. Ecco, io ci credevo fortemente, ho visto la squadra, conoscevo molti giocatori di questa squadra che hanno fatto anche categorie superiori, quindi se me lo aspettavo sì, ci credevo anche, però comunque poi c'è da lavorare, c'è da vincere. È importante anche fare tutto ciò, fare i fatti più che altro, perché poi a parole era tutto facile. Però più 9, insomma, è un buon vantaggio, ancora mancano le ultime due curve per la matematica, sì. Quindi insomma incrociamo le dita, facciamo i dovuti scongiuri. Esatto, certo. Va bene, allora noi adesso, per noi adesso è arrivato il momento della pubblicità, a tra pochissimo con Sottorete andiamo a vedere la nostra rubrica, ovvero chi sale e chi scende, quindi promossi e bocciati di questa 29esima giornata, tra poco. Di nuovo insieme con Sottorete, allora stavamo parlando comunque del corso del campionato del 29 gennaio. Ecco Alessio, hai avuto qualche pensiero negativo quando comunque l'Arezzo in quella sconfitta con il Terranuova sembrava un po' tutto perso, no? Abbiamo definito così. Un po' qualche pensiero negativo c'è stato, perché lì per lì diciamo che sembrava di essere ritornati l'anno scorso. L'anno che doveva essere l'anno subito della risalita in Serie C, e poi a fine stagione ci siamo ritrovati dove siamo arrivati. Perché purtroppo, come dicevo anche con Andrea prima, la Serie D è strana. I campi non sono tutti campi regolari, andare a giocare come un campo come a Ponzacco, dove c'è stata una vittoria di carattere eroica, di uomini, esatto, soprattutto di uomini, come se stavi dicendo anche tu prima, perché io non volevo sottolineare anche un fattore. Con Monte Spaccato eravamo sotto 1-0, abbiamo vinto 2-1. Con il Grosseto eravamo sotto 1-0 e abbiamo vinto 2-1. Quindi la prova di carattere dei ragazzi in campo, questo vuol dire secondo me essere uomini e credere veramente in quello che stiamo portando avanti. Quindi lì per lì un po' di pensieri negativi, penso che, sai, Arezzo ne abbiamo viste di tutte, perché negli anni Arezzo ne abbiamo passate un po' di tutte. Quindi c'erano un po' di pensieri negativi, poi loro l'hanno dimostrato subito la domenica dopo e arrivando oggi e sperando veramente nel nostro obiettivo, diciamo che il pensiero è un po' cambiato, quello sì. Meno male, esatto. Comunque diciamo sono stati fatti, no? A farci ricredere su questo, allora, come detto, i promossi e bocciati di questa 29esima giornata. Il podio più alto della settimana spetta Nicolò Gucci, è lui lo stilista del gol. La rete segnata al Grosseto, la somma del perfetto attaccante centrale, palla conquistata e difesa in piena area, difensore vicino, girata e tiro imprendibile per il portiere avversario. Gucci, l'attaccante perfetto che ogni squadra vorrebbe avere, per fortuna che lo ha in dote l'Arezzo, è giovane e porta un cognome ingombrante, ma leggere nel tabellino il cognome di Natale ci fa tornare a momenti belli del nostro calcio. Ben arrivato Junior, ti auguriamo di fare almeno la metà di quello che ha fatto il Babbo in carriera. Ben arrivato anche a Ferri Marini, preso nel mercato invernale, finora aveva inciso poco e si è svegliato con la doppietta segnata al Ponzacco, che diventa una carta di credito per la salvezza del Trestina. L'allenatore del momento resta Paolo Indiani, che scozza le carte e trova sempre il jolly opportuno. Indiani, l'aragonese dell'Arezzo, che a fine partita diventa un tifoso scatenato. Sfortunato invece il ritorno di Alessandri a Città di Castello, il tecnico si è imposto il silenzio, che forse è la scelta migliore. Critica appunto la situazione del Città di Castello nel suo complesso. Nel derby di giovedì a Trestina si gioca tutto e lo farà senza Calderini squalificato e Brunetti nuovamente infortunato. Allora, intanto abbiamo salutato il collega Andrea Lorentini comunque per degli impegni personali, però continuiamo veramente con Alessio e Lorenzo. Allora, Lorenzo, in base ovviamente a questa speciale classifica che ha stilato per noi il nostro Luigi Alberti, sei d'accordo con i promossi e bocciati di questa settimana? Di questa domenica, insomma? Sì, sono d'accordo. Dai, Nico ha fatto un bellissimo gol, parlo comunque riguardo la nostra gara, certo. Ecco. Nico ha fatto un bellissimo gol e anche il mister, cioè da dire che secondo me è un mister più forte della categoria, l'hanno dimostrato i fatti, quindi anche la bella immagine dai tifosi che ci hanno seguito
ci tenevo infatti anche a ringraziarli. Infatti volevo farti dire anche due parole proprio su questo. Sì, no, sono fantastici, ecco. Inizialmente non avevamo sentito nulla, però abbiamo in panchina c'era un po' il sentore, mentre chiacchieravamo dicevamo ma vai a vedere che vengono anche oggi, infatti poi alla fine abbiamo sentito subito un boato dopo qualche minuto dall'inizio della gara e sono stati fantastici, infatti siamo andati poi dalla parte insomma dove affacciavano a fine partita a festeggiare con loro, ma anche nelle altre gare insomma ci hanno fatto sentire sempre un calore comunque importante che ci ha dato senza dubbio una mano e insomma li aspettiamo numerosi giovedì e per tutte le partite che verranno. A proposito di giovedì, la partita giovedì 6 aprile contro l'Ostia Mare, ecco, quali sono secondo te, Lorenzo, le insidie di questa gara? No? Ieri tra l'altro ha pareggiato 1-1 contro il Tau e certamente è proprio viaggiano sul filo del rasoio e sui play-out. Beh sì, è una squadra che senza dubbio avrà molta fame, vengono per salvarsi, quindi l'obiettivo è un obiettivo importante per loro, è una squadra storica comunque, l'ho incontrata spesso anche nell'altro girone, nel girone laziale, è una squadra che difficilmente perde la categoria, quindi in qualche modo insomma devono fare per salvarsi e l'unico modo è fare punti, e ci verranno da noi per farne. Noi dall'altra parte abbiamo un obiettivo altrettanto importante e abbiamo detto che mancano le ultime due curve e purtroppo c'è da andare forti, quindi non possiamo insomma aspettare e vogliamo chiudere questo campionato il prima possibile. È una partita insidiosa perché magari nell'aria un po' si sente come se è già tutto fatto, ma finché la matematica non ci dice che i secondi non possono arrivare ai primi, noi dobbiamo continuare a vincere e fare un filotto e continuare questo filotto, ecco, che abbiamo fatto. Alessio, ovviamente quello che dici Lorenzo è molto giusto, no? Perché ecco, già sentirsi sicuri di un traguardo è assolutamente la cosa più sbagliata da fare in questo momento, tu anche da tifoso lo puoi ancora di più, no? Certificare. Assolutamente sì, perché comunque sia fino a che non siamo arrivati, soprattutto noi attualmente, io mi metto in primis il famoso se non vedo non credo, quindi lo portiamo avanti fino alla fine, siamo lì e ci dobbiamo credere fino alla fine, però come diceva anche Lorenzo le ultime due curve e speriamo che siano veramente le ultime due e poi quello che viene si spera come sempre. Sì, anche perché comunque potrebbe coincidere proprio con l'anno del centenario, quindi andrebbe ad aggiungersi proprio a un punto esclamativo di questa stagione splendida. Lorenzo, ha ragione secondo te mister Indiani quando dice che comunque i giovani dell'Arezzo sono cresciuti, cioè tu ti senti cresciuto nonostante comunque le tue esperienze già importanti, nonostante la tua giovane età, però ecco, ti senti cresciuto in questo percorso amaranto? Sì, senza ombra di dubbio. Sono un over, diciamo, sulla carta, però comunque sono molto giovane, ho 23 anni, ne compio 24 ad agosto, quindi senza dubbio mi sento cresciuto. Il mister ci dà una mano sia per quanto riguarda la tattica individuale, tecnica individuale, quindi lavoriamo sia di reparto ma anche individualmente. E io mi sento molto cresciuto, ma ho visto anche tanti ragazzi che ho imparato a conoscere e che secondo me hanno tante qualità e essendoci la regola appunto degli under in Serie D, avere un pacchetto under di giocatori importanti è fondamentale. Penso anche a ragazzi che magari giocano di meno, penso da Arduini che è un giovane che comunque lo scorso anno da 2003 ha fatto 7 gol, penso a Predato che ha giocato meno, sono tutti ragazzi validi e che si vede migliorano giorno dopo giorno, Bianchi e Damiani che praticamente sembra che siano lo stesso giocatore, ne togli uno, ne metti un altro, sono forti allo stesso modo. Però è bello vedere anche i ragazzi più giovani migliorare giorno dopo giorno, penso a Cantisani, insomma non li nomino tutti, però ecco è bello vedere anche questo, che i ragazzi migliorano e sono d'accordo con il mister. Quindi saranno contenti perché comunque gli stai facendo a tutti i complimenti, quindi giustamente ma se li meritano un po' come anche per te. C'è un rimorso Lorenzo in questa stagione, non lo so, qualcosa che non rifaresti oppure in realtà... sei così diciamo soddisfatto? No, alla fine penso che durante il percorso anche tutto quello che è un errore insomma ti fa crescere, non penso di averne commessi, penso che poi alla fine tutte quelle che sono le scelte
e tutto quello che si fa è per il nostro percorso e ti fa migliorare, quindi non ho sinceramente rimorsi. Mi piacerebbe ancora la casella di C0, gol con la maglia Amaranto, mi piacerebbe semplicemente sbloccarmi e fare contenti i tifosi, ecco, tutto. Comunque c'è tempo, dai, ci sono ancora cinque partite, quindi di cui una importantissima, infatti volevo parlare proprio con te anche di questo, cioè dello scontro diretto il 16 aprile con la Pianese. Cosa ti aspetti? Cioè ti aspettavi ci fosse, comunque l'abbiamo parlato anche prima, sia con Andrea ma anche con Alessio, questo solco in classifica di 9 punti, ecco, questo scontro diretto del 16? Sì, beh, sarebbe un po' l'anno delle coincidenze, magari vincere il campionato, l'anno del centenario, vincerlo nello scontro diretto prima contro seconda, sarebbe un po' tutto come se fosse una favola e noi faremo che sia così, insomma. Però c'è prima una partita contro l'Ostia da fare, che ho detto, loro devono salvarsi, è una partita difficile. Poi quando passata Pasqua, Pasquetta anche, certo, penseremo poi a quella che è la partita, insomma, che è lo scontro diretto, che penso sia comunque una partita attesissima, ma se non vinciamo con l'Ostia Mare diventa una partita come le altre quella. Quindi prima vinciamo con l'Ostia e poi facciamola diventare la partita dell'anno, ecco. Alessio, senti, invece per quanto riguarda il clima, no? L'ambiente che si respira ad Arezzo, ovviamente loro lo stanno respirando in un modo diverso perché comunque lo vivono da squadra, tu che invece sei di Arezzo, abiti qua, cosa ci puoi dire in più su questo? Cioè c'è tanta fibrillazione, no? Anche per il finale di questo campionato manca veramente poco. Esatto, c'è tanto entusiasmo, un entusiasmo che mancava da anni, da 2 anni, diciamo, da quando siamo retrocessi dalla Serie C l'anno scorso, che eravamo partiti con un grande entusiasmo, ma poi purtroppo abbiamo visto tutti com'è andata la stagione. Quest'anno c'è tanto entusiasmo e soprattutto l'Arezzo non ha mai vinto sul campo Serie D, quindi nell'anno del centenario potrebbe essere veramente l'anno. Quindi toccando sempre ferro si spera che sia l'anno giusto, l'anno buono, e l'entusiasmo è a mille, lo vediamo anche sugli spalti, tanti, e soprattutto vedo anche tanti ragazzi che sono tornati allo stadio, e questa è una cosa molto positiva secondo me, una cosa che mancava prima, e sicuramente il merito principale è loro, certo. Quindi, e poi non voglio mai sottovalutare e voglio fare complimenti, anche se sono sempre con loro, ai ragazzi della curva, perché credo che avere alle spalle il 12° giocatore in campo, secondo me, è vero, fa la differenza. Fa la differenza. Io volevo far spendere anche 2 parole a Lorenzo per quanto riguarda questa proprietà. Nel corso anche delle nostre trasmissioni, anche da 2 o 3 puntate fa, abbiamo sentito il presidente Manzo, comunque il direttore generale Paolo Giovannini, abbiamo parlato ampiamente anche di Paolo Andiani. Ecco, che ambiente hai trovato, Lorenzo, qua? Beh, già conoscevo comunque la società, conoscevo l'Arezzo, lo seguivo, comunque mi piace vedere anche gli altri gironi, nonostante l'anno scorso ne ho fatto uno diverso, però mi avevano parlato tutti molto bene, mi avevano detto che l'ambiente è professionale, che il presidente è molto molto attaccato alla squadra, alla piazza, anche alla città, e comunque ho trovato molta competenza, ogni persona svolge il proprio ruolo al massimo, giorno dopo giorno, se hai bisogno di qualcosa sono tutti, insomma, pronti ad aiutarti, disponibili, super disponibili. Ho trovato delle strutture anche comunque qualificate, un personale, ecco, competente, insomma penso veramente il top per questa categoria, forse il top anche per la Serie C, per qualcosa, insomma, che si vede in giro, quindi non ci fanno mancare nulla, insomma siamo contenti, che stiamo dando anche soddisfazione al presidente che ha investito tanto, e insomma anche su di me posso dire comunque la società mi ha aspettato un mese, potevano benissimo prendere un altro attaccante, invece hanno preso me, hanno voluto aspettarmi, è stata una prova di fiducia importante nei miei confronti, quindi non posso che, insomma, parlare bene di tutto l'ambiente della grande della stima società. Quindi ti hanno dimostrato, certo. Assolutamente. Allora, siamo in chiusura di trasmissione, quindi veramente uno sguardo proprio anche alle altre, la 7ª sconfitta consecutiva per il Città di Castello, chiederò a entrambi se secondo voi quanto e se rischia poi questo pirotecnico 3-3 tra Seravezzo e Orvietano, l'esploit del Trestine, poi ecco qua vediamo anche la preoccupante classifica per quanto riguarda Monte Spaccato e Terranuova. Questi sono i risultati della 29ª giornata. Veramente in un flash, Lorenzo, se ti aspettavi questa
comunque caduta, no, anche del Città di Castello, che era partito con ben altri obiettivi. Adesso lo vediamo navigare in acque davvero poco tranquille. Sì, le squadre sotto e le romane, insomma, anche molto spaccato. Sì, mi hanno impressionato positivamente le squadre che invece pensavo penso all'Orvietana, quella diciamo ha incontrato, anche il Terranuova nonostante questo, e quindi la lotta è agguerrita e non saprei, non voglio sbilanciarmi, però insomma auguro a tutte di salvarsi. Ecco, poi così almeno qualcuna siamo deve... diplomatici, sì, sì. Così almeno non si offende nessuno. Alessio. Sì, sicuramente c'è un bello scontro, soprattutto giovedì, Città di Castello-Trestina per lo scontro salvezza. La classifica, come si vede, è molto ristretta, quindi nelle ultime 5 partite penso che soprattutto sulla parte bassa della classifica sarà veramente tosto. Ogni partita sarà una finale anche per loro. E come diceva Lorenzo, speriamo che si salvino tutti, ma purtroppo qualcuna deve scendere. Deve salutare allora questo campionato. Allora, noi adesso invece ci salutiamo, ma ovviamente vi diamo appuntamento a lunedì, non questo perché è Pasqua, quindi ci tengo a fare a tutti voi tantissimi auguri di una santa e serena Pasqua, e quindi ci ritroviamo lunedì prossimo, il 17 aprile, per continuare a parlare di Arezzo, ovviamente dopo quindi la gara, lo scontro diretto fondamentale contro la Pianese, perché vedremo se andrà a decretare o festeggiare quindi la Serie C per gli Amaranto. Comunque intanto Sottorete tornerà sempre puntuale. Intanto allora grazie agli ospiti che sono intervenuti questa sera, a partire da Andrea Lorentini, collega della Nazione che comunque è stato qua con noi, grazie a Lorenzo Persichini, attaccante dell'Arezzo, grazie Lorenzo, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi per l'invito, un saluto a tutti. E ad Alessio Puma Mancini, perché dobbiamo sottolineare anche il Puma. Esatto. Sì, il soprannome. Il soprannome ci esatto. Chiede. Speaker dell'Arezzo, allora a tutti voi un buon proseguimento di serata e grazie per essere stati con noi.